Caroline Smith a non disturbare, racconta alla Perego del cancro. Lei combatte con il sorriso, lei combatte danzando. Sono state queste le parole pronunciate da Paola Perego per presentare Caroline Smith a non disturbare. La conduttrice ha intervistato in una camera d'albergo la giudice di Ballando con le Stelle, la quale ha parlato della sua malattia. Danzatrice e coreografa, la Smith ha raccontato che una sera il suo cagnolino Scotty ha iniziato a grattarle e ad annusarle la mammella sinistra. Ha intuito che qualcosa non andava nel suo fisico, dandole un presagio. Da quel momento ha scoperto il secondo intruso, il secondo tumore. La chemioterapia le ha fatto perdere la sensibilità di mani e piedi, la coordinazione del corpo, e questo è stato devastante. Caroline ha inventato anche un nuovo tipo di danza per continuare a ballare, dopo aver accusato difficoltà causate dalla cura. Nonostante l'argomento delicato, la Smith ha parlato con grande coraggio della sua malattia, compresa la perdita dei capelli, che è stata drammatica. Paola Perego, Caroline Smith e la sua lotta contro il cancro. Ospite a non disturbare, il nuovo programma condotto da Paola Perego sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo ogni lunedì in seconda serata. Caroline Smith ha raccontato la sua lotta contro il cancro. La coreografa e presidente di giuria di Ballando con le Stelle sta affrontando questa ennesima battaglia con grande coraggio, ammettendo di aver perso molti amici e allievi da quando ha deciso di parlare del tumore senza tabù. La Smith ha confessato che quando ha fatto la mastectomia, ovvero l'asportazione chirurgica della mammella, e quando si è sottoposta all'intervento al fegato, ha pensato di non farcela. Spazio anche alle numerose critiche che la donna riceve sui social da quando ha deciso di raccontare la propria malattia. Sono critiche dettate dalla paura. Io facendo così aiuto altre donne. Caroline ha parlato del marito Tino Michielotto, dei figli che non sono arrivati, non una scelta, ma una volta sono rimasta incinta e ho avuto un aborto spontaneo, e del padre scomparso da poco. Un'intervista toccante e devastante conclusa con un pensiero di Paola Perego.